Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi, come state vedendo, siamo in un video davvero speciale per affrontare i vecchi ricordi. In che senso ragazzi? Prima cosa vi invito a lasciare un bel like e seconda cosa ragazzi vi invito a non mettere commenti contro di me. Perché dico questo ragazzi? Perché semplicemente è una cosa stupida. Come sapete ho giocato ben poco nello Sky Grid, questo che vuol dire che ho perso il claim della mia zona. Voi direte, Luke, ma qual è il problema? Tutto a posto, guarda qua. Ci sta tutto, i regali, questa roba qua, quindi ragazzi c'è sta tutto praticamente. Voi dite, Luke, ma qual è il problema? Guardate qui, il bastoncino, questo qui, il bastoncino, per vedere chi climba. Pum, Invisible Player ci ha climati sopra. Quindi ragazzi, come avete visto, ci hanno derubato la base. Molti diranno, Luke, ma è normale, tu non eri attivo. Molti mi diranno, Luke, perché tu sei stupido, raga. E dai, che ne potevo pensare che uno potevo conquistarmi la base. Poi sinceramente ragazzi io non voglio portarci la serie assolutamente, perché ci sono solo 8 player online. Quindi questo che vuol dire? Che pochi di voi saranno interessati. Di conseguenza raga, sono entrato per divertimento, per vedere se era stata griffata la base. Consapevole che avrei rischiato che qualcuno mi claimava sopra, che mi griffavano eccetera eccetera. Come avete ben visto raga, ci hanno claimato sopra questo Invisible Player. Io direi ragazzi che comunque sia un bastardo, pochettino bastardo, perché dico questo? Sì che ho sbagliato io, raga, ma almeno puoi cancellare queste scritte, almeno puoi cancellare queste altre scritte che sono regali fatti a me. Raga, io davvero, se lo becco su YouTube che ha fatto un video dicendo quelli erano i suoi regali, lo insulto brutalmente. Vabbè raga, a parte le cavolate che ovviamente non farò mai, mi è fatto piacere rivedere un po' tutto questo, perché ha fatto un po' la storia, tra virgolette, della crescita del mio canale, perché molte persone mi hanno conosciuto grazie alla Sky Grid. Adesso se non porto la Sky Grid neanche mi seguono, ma quelli sono dettagli. Purtroppo è così anche per l'Oppilaghi Prison, non ci possiamo fare nulla. Però raga, è tutto rimasto uguale, quindi qui c'è la farm di Zook, qui c'è la farm di Blaze. A proposito, fatemi vedere come sta messa, dai, fammi vedere. Ha rotto gli spawner. Ragazzi, questo qui è un genio, non lo sapevo questa cosa, Cioè lui si prende possesso di una base, che comunque è una base enorme, poi vi farò vedere gli altri piani sotto per chi non seguiva la serie. E poi rompi gli spawner di Blaze, che ce n'erano tipo 8. Cioè, sei un genio, amore mio, proprio amore mio. Allora, vediamo un po', raga. Scendiamo giù, guardate qui le verghe, quando sono bellissime. Queste non le ha toccate, per fortuna. Poi andiamo a vedere giù. Ascensore lento, o questo? Questo qui, no, andiamo con quello veloce, raga, perché è meglio. Ok, l'ascensore non è stato toccato. La farm di cactus gigante non è stata toccata. La farm di cactus altrettanto. Cioè, no, cactus, perdonatemi, canne da zucchero. Cioè, ha lasciato tutto com'era. Però ha rotto gli spawner di Blaze. E che io sappia, raga, i Blaze non si potevano ottenere gli spawner se non avevi silk touch. Poi c'era il bug dei VIP e roba così. Quindi ragazzi, io non so perché succede tutto questo, perché quel tizio non l'ha rotto. Vabbè raga, fatti suoi. Io ho diverso. Comunque la home ce l'ho ancora settata. Se entrerà penso di fare un po' il bastardo, sì, uccidendolo con la mia Hola alla spada. Perché Hola alla spada, raga? È la spada più forte che si possa trovare, perché non vorrei sbagliare. Non vorrei, sicuro sbaglio. Dovrebbe essere la spada di un kit leggendario che è poi rinominato. Non vorrei sbagliare. Se sbaglio, stiga. Vabbè ragazzi, questo mini video in cui ci siamo un attimo riavventurati in questo mondo ormai claimato, penso che possa finire qui. In caso comunque vi sia piaciuto, lasciate un bel like, soprattutto per condoglianze. Commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.